Quindi vi siete chiesti un po' che cosa sta succedendo. Terza sconfitta consecutiva, l'Inter ha creato davvero tanto oggi, però di nuovo è mancata la concretizzazione. Secondo me dovevamo chiudere già la partita in primo tempo. Mi sento colpevole perché non ho segnato quel gol. Dovevo farlo, però mi dispiace. Abbiamo perso, secondo me, perché in secondo tempo siamo andati troppo avanti, giocavamo troppo offensivi e abbiamo preso il gol e dopo non abbiamo creato tante occasioni. Secondo te sta incidendo anche un po' l'aspetto psicologico, perché spesso capita all'Inter magari di creare tanto, di non concretizzare, andare sotto e poi non riuscire più a riprendere la partita? Non credo che è una cosa psicologica, secondo me è una cosa di grande voglia, è una cosa che vogliamo troppo e lì ci bruciamo, non riusciamo a essere concentrati per finalizzare tranquillamente e per quello non arriviamo a segnare. Studio. Sì, ciao Michi, ciao e complimenti per la tua partita, per quell'azione che quel quasi cost to cost che hai fatto nel primo tempo, dove veramente ti è mancato solo il gol finale. È solo un po' di sfortuna o vi sta mancando un po' di tranquillità, di serenità sotto porta, un po' forse gli ultimi risultati, il fatto di non aver segnato nelle ultime tre gare vi sta togliendo un po' di questa tranquillità? No, è quello che ho detto, che ci manca tranquillità e serenità, quello che avete detto. E secondo me c'è una grande voglia di segnare, di chiudere la partita e lì ci sbagliamo. È normale perché una squadra come Inter non segna da tre partite e secondo me non è un problema, però possiamo migliorare secondo me. Adesso c'è però subito l'occasione di ripartire, Michi, perché si va allo Juventus Stadium per una gara bellissima. Sì, andremo a giocare contro la Juve, un'altra partita, però non di campionato, di Coppa. Si giocherà con due partite, lì dobbiamo essere anche sereni, di capire che non dobbiamo buttarsi subito davanti e dobbiamo aspettare un po', perché si gioca due partite e tutto può andare fino qua, che giocheremo a San Siro.